Notizia assurda. Amadeus accusato per la vittoria di Geolier. Le prove sono schiaccianti. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. Geolier è stato fischiato durante la sua esibizione a Sanremo, dando vita a un'atmosfera carica di sospetto e tensione. Si mormora che abbia privato artisti più meritevoli di lui, tra cui Mahmoud, Santi Francesi, Big Mama, Alfa e Diodato, della tanto ambita vittoria nella serata dedicata alle cover. Il pubblico sembra aver giudicato questi artisti superiori, nonostante l'atteggiamento poco elegante di Geolier. Ma chi è davvero responsabile di questa controversia? Le dita sono tutte puntate verso Amadeus, l'anima tormentata e la gioia di questa edizione di Sanremo. Nel 2020, dopo la vittoria controversa di Mahmoud su Ultimo, che aveva scatenato l'indignazione generale in un periodo politicamente agitato, Amadeus aveva preso decisioni audaci per rivoluzionare il festival. Ma adesso, con Geolier, la popolarità sembra prevalere sulla qualità artistica. La domanda che tutti si pongono è: può il televoto, specchio del sentimento popolare, realmente assegnare una vittoria così importante? Soprattutto quando ci sono omaggi toccanti, come quello di Angelina Mango a suo padre nella stessa serata. La vittoria di Geolier solleva interrogativi sulla giustizia del processo decisionale del Festival di Sanremo, lasciando il pubblico con un amaro punto interrogativo.